rappresenta un impegno importante, perché mettersi in gioco a fare una moto fuori strada è stata veramente una bella impresa. Il nome dato a questa nuova moto ha una grandissima responsabilità e importanza, ed è per questo che sono state gettate senza risparmiarsi tutte le forze per creare quello che sta arrivando adesso sul mercato. Quando mi è stata proposta questa collaborazione al telefono, mi aspettavo una moto votata espressamente al fuoristrada. Nella realtà mi sono trovato a dovermi confrontare con un progetto molto, ma molto più ampio. Le sensazioni che abbiamo cercato per la strada sono state quelle di avere comunque le caratteristiche Aprilia, un avantreno che dà una gran fiducia nell'inserimento in curva, che è la nostra caratteristica principale, garantisce veramente un comfort eccezionale su strada. Bisogna dire anche in fuoristrada ci permette veramente di andare forte, di avere delle medie velocistiche su terreni molto accidentati. La sicurezza che andiamo a cercare nel fuoristrada è legata principalmente proprio alle caratteristiche di ciò che tu incontri mentre stai guidando. Quindi mentre nell'asfalto, grosso modo, quello che tu incontri, la curva chiude più o meno, ma l'aderenza è quella che ti offre l'asfalto, nel fuoristrada il fatto di incontrare una pietra durante una curva, oppure una radice bagnata, oppure addirittura un solco di un'altra moto che ha tracciato il terreno prima di te, può fare la differenza con la velocità con la quale tu affronti questi ostacoli. E quindi è determinante riuscire in spazi brevissimi a cambiare l'atteggiamento che tu hai con la moto. Sono felice che abbia soddisfatto Stefano, perché l'ha provata, e grazie anche al contributo che ha dato lui è uscito veramente un gran mezzo. E le modifiche che hanno messo in campo i ragazzi hanno portato un vantaggio che era evidente, non erano delle sfumature. Tutti avranno il piacere di guidare.